Bentornati su No Mamma Mazzo, bentornati nella rubrica Trailer Reaction. Questa è una settimana un po' tranquilla per me rispetto alle due precedenti, quindi troverete solo questo video e la video reaction ai trailer di Spider-Man 2 e Wolverine tra un paio di giorni, con estremo ritardo, ma chi se ne fotte. Oggi guardiamo il trailer ufficiale della serie TV Hawkeye, Occhio di Falco, in diretta streaming dal 24 novembre. Sembra già un'ambientazione natalizia. Andiamo subito a vedere il trailer perché sono molto curioso dei vari camei che ci saranno alla luce di quello che abbiamo saputo recentemente tra la seconda Vedova Nera e forse anche Kingpin, ma non lo so. Andiamo a vedere. Pronti? Via. Questo è il primo Natale che passiamo insieme dopo anni. Alla figlia. Voglio recuperare il tempo perso. Musical su Steve Rogers, che tristezza. Le autorità si chiedono se il giustiziere mascherato e il terrore della criminalità sia tornato. Il mio passato mi ha raggiunto. Interessante. Dobbiamo preoccuparci. No, non è niente. Sarò a casa per Natale, te lo prometto. Wonderful time. C'è qualcuno che si finge Ronin? Mi crea un mucchio di nemici. Tu che diavolo sei? Alcune persone mi definiscono la più grande arciera del mondo. Ah. Sei una di quelle persone? Ehi, piccola, dovrei tornare tra un paio di giorni? Aspetta un attimo. Ah. La situazione si è lievemente complicata. Che figata. Si vede tutto il potenziale di Occhio di Falco, mio Dio. E anche di e anche dell'attore. Troppo pericolosa. Questa decisamente no. Non c'è bisogno di dirlo in questo modo. Ci sono frecce più pericolose di quella? Che figata, sono molto molto contento. Poi l'atmosfera natalizia, che per esempio in Iron Man 3 non mi era piaciuta, ma per carità era un'atmosfera natalizia di sfondo, no? Come in Die Hard. Qua invece la sento un po' più, non lo so, un po' più protagonista di tutta la serie, quindi boh, mi piace anche l'idea che Kate Bishop sia colei che prende i panni di Ronin prima di incontrare Occhio di Falco, quindi diciamo ha già una sua esperienza, ha già una sua autonomia, e questo spiega la sua bravura con l'arco prima ancora di incontrare Occhio di Falco. Quindi mi piace molto come cosa, anche perché appunto la figlia di Occhio di Falco è troppo giovane, essendo soprattutto stata snappata da Thanos, quindi ha 5 anni di pausa rispetto al tempo presente, quindi sarebbe dovuta essere 5 anni più grandi. Poteva essere lei la colei che prendeva il manto di Occhio di Falco, come abbiamo visto che gli insegnava all'inizio di Endgame, però sappiamo già che dai fumetti c'è Kate Bishop, e mi piace tantissimo questa accoppiata, non vedo l'ora di vederlo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Qua chiaramente non si è visto nulla riguardo a possibili interazioni, non si è vista Yelena Belova, ma è solo un teaser, men che meno Kingpin, ma nel senso che non mi sembra nemmeno ci sia un'atmosfera che necessiti la presenza di Kingpin, quindi secondo me quelle possono essere tutte illazioni. Potrebbero esserci dei riferimenti a un Kingpin, ma non per forza ci deve essere Vincent D'Onofrio, però chi lo sa, vedremo. Sono molto entusiasta di questa cosa, credo che questa serie mi allieterà il Natale, e non è cosa da poco. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, grazie per avermi seguito fino a qui, anche se il video è solo di pochi minuti, quindi diciamo che sono stato sotto la mia media. Noi ci vediamo tra un paio di giorni per i trailer di Wolverine e Spider-Man 2, mentre per quanto riguarda Marvel What If sarò in estremo ritardo perché sarò in vacanza, quindi ne parlerò magari venerdì o
o sabato, vedremo. Arrivederci, grazie.